possa avere coordinamento per l'impegno. Questo meeting ne è una prova, Stella? Assolutamente sì, e grazie proprio alla rete che si è creata qui sul territorio che siamo riusciti a proporre all'Agenzia Nazionale una richiesta di finanziamento per poter organizzare questo evento. Grazie all'amministrazione comunale di Salerno, grazie alla Regione Campania, in particolare all'assessorato Serena Angeli che si occupa di politiche giovanili e politiche comunitarie, al Forum regionale dei giovani e ad ANCI Giovani Campania, siamo riusciti a immaginare un progetto abbastanza ambizioso. Ambizioso perché è il primo meeting che si fa innanzitutto qui a Salerno sulle politiche giovanili, ma probabilmente di questa portata stiamo parlando proprio di un primo nazionale. E la cosa innovativa è sicuramente avere 5 regioni che sono 5 buone prassi, chi per un motivo, chi per un altro, quindi Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Campania, in questi 3 giorni si andranno a confrontare per proporre una legge quadro, magari delle basi, per buttare giù una delle basi per una legge quadro nazionale sulle politiche giovanili, perché a livello nazionale non è normale. 132 giovani, la particolarità è che sono 3 tipologie di giovani, perché oltre a esserci giovani che si occupano di politiche giovanili, nel senso che sono associazioni che si occupano di questo settore, ci saranno anche giovani amministratori, quindi assessori e consiglieri con delega di politiche giovanili, e infine ci saranno i forum regionali e locali dove sono investiti. Quindi lo scopo è quello, tramite il dialogo strutturato, di confrontarsi, fare delle proposte l'ultimo giorno alla presenza di attori nazionali ed europei, appunto sul mondo. 3 giorni, 3 location, dal 5 al 7 maggio, si parte da Palazzo di Città, passando per Festum, per giungere poi alla stazione Marina. Sì, ma 3 giorni itinerante proprio perché molte persone non sono nel territorio, quindi anche la bellezza in cui almeno 3 giorni per quel po' che si può vedere il nostro territorio. Partiremo qua da Palazzo di Città, un giorno che abbiamo denominato Crescere, dove ci saranno gli attori di partenariato che daranno degli spunti per il giorno successivo. Il giorno successivo a Pestum, presso le Andre Resort, i giovani si diranno 4 gruppi e dai 4 gruppi verranno 4 proposte, almeno 4 proposte. E queste 4 proposte saranno elaborate affinché il giorno successivo, la giornata innovare, verranno presentate alla stazione marittima dalle 10 alle 13, alla presenza di questi attori che accennavamo poc'anzi, in modo da affinché questi attori possano immaginare di fare proprie queste idee e iniziare un lavoro insieme per formare qualcosa di nuovo. Sì, e anche da parte della politica, in questo caso specifico dei comuni italiani, è necessario l'incontro ma soprattutto l'ascolto. Anche ANCI Giovani sarà coinvolta nel progetto, parteciperanno giovani amministratori dalle regioni scelte, ma con un'attenzione particolare appunto ai nostri territori, dove c'è bisogno di una nuova consapevolezza e responsabilità, soprattutto da parte di chi amministra e chi governa i territori come noi, anche nella dimensione delle politiche giovanili, anche e soprattutto proprio perché siamo giovani e dai giovani dobbiamo partire anche per provare ad ottenere una classe dirigente che sia all'altezza delle nostre aspettative, quindi ascolto, sinergia, incontro e soprattutto tante proposte e critiche laddove ce ne sono, ce ne saranno sicuramente in questi 3 giorni, noi saremo lì ad ascoltare e a dialogare con le associazioni presenti sul territorio, con i forum, ma con tutti i cittadini, perché è dall'ascolto e dalla partecipazione che nascono le idee concrete, basta progetti avulsi dal territorio che non hanno niente a che fare con le nostre città e con le nostre dimensioni locali, spesso molto piccole, ma proprio per questo da valorizzare e da tenere in sinergia con le comunità. Ecco, la creatività è sempre un passo importante per i giovani e c'è in tutti. Cosa manca ai nostri comuni per il decollo? Innanzitutto è indubbio che occorre anche a noi sottolineare il momento complicato per gli enti locali, soprattutto dal punto di vista delle finanze. Avere la bacchetta magica, quindi provare a togliere magari dalle politiche del welfare, delle politiche dell'istruzione, per investire nelle politiche giovanili, sembra complicato per tutti, però io propongo delle soluzioni innanzitutto innovative anche dal punto di vista fiscale, quindi utilizzare tutti i canali che possono incentivare le politiche giovanili, avere responsabilità nella progettazione, soprattutto creare sinergie pubblico-private che possano agevolare anche le politiche di sviluppo dei giovani, per i giovani, e soprattutto non relegarle, quindi non tenerle chiuse ma condividerle con tutte le altre voci di bilancio. Manca questo, manca purtroppo la possibilità e talvolta
facendo una critica ai comuni, anche la responsabilità e la consapevolezza che invece è proprio investendo in quelle deleghe che si cresce. Sono diciamo veramente il paniere del futuro, perché non è una frase fatta, i nostri giovani sono il futuro, ma è una realtà. Io farei anche un passo avanti, ovvero che i nostri giovani sono il presente, perché quando si parla sempre di futuro, si tende a rinviare quello che bisogna fare. Vabbè, il futuro lo facciamo, il futuro no, bisogna farlo ora, bisogna crederci ora, soprattutto dopo che c'è stata appunto la lungimiranza sia della regione Campania sia del comune di Salerno sulle politiche giovanili, ovvero dare un assessorato ad hoc sia in regione che al comune delle politiche giovanili, che non c'era mai stato, poiché le politiche giovanili erano sempre state una parte un po' residuale delle politiche sociali, con tutte le complicazioni che ne derivano. Tanto è vero che dall'8 agosto 2016 abbiamo finalmente, dopo 27 anni, una legge sulle politiche giovanili, e abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo un bando di 17 milioni di euro, quando prima, fino a 2-3 anni fa, era una cosa che contestabile, non era proprio in bilancio, una cosa del genere. L'attività che hanno promosso la di Vitt, ricordo l'associazione, una delle poche, composta da tutti gli anni 35, ha veramente del lungimirante, poiché veste i ragazzi, i giovani della nazionalità italiana e li proietta nella nazionalità europea. Questa è una grande possibilità sia per promuovere politiche di cooperazione tra i ragazzi, ma anche tra i paesi, e questo è quindi il plus che fondamentalmente, quando poi il ragazzo giovane invierà un curriculum, farà la differenza anche per quanto riguarda l'occupazione, e di occupazione giovanile sappiamo bene che ne abbiamo veramente bisogno.